Ci alziamo in piedi per accogliere i sacerdoti celebranti il canto al tuo santo altare. Al tuo santo altare, ma presso, oh Signor, mia gioia e mio amor. Oh Signore, che scruti il mio cuor, dal maligno mi salvi il tuo amor. Al tuo santo altar, ma presso, oh Signor, mia gioia e mio amor. Tu sei forza, sei vita immortal, perché triste cammino tra il mal. Al tuo santo altar, ma presso, oh Signor, mia gioia e mio amor. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il Spirito. Ci prepariamo a questa nostra celebrazione. Siamo in un asilo di misericordia, di preghiera, di meditazione, e ci fa pensare appunto come nella nostra vita di ogni giorno ci troviamo tante volte tanto preoccupati del benessere della nostra vita. Chiediamo al Signore il perdono che abbiamo a volte perso la priorità del nostro vivere cristiano. Gli domandiamo perdono e diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo Figlio, quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Ora, a voi ricchi, piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi. Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiate dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre. E voi non avete pagato. Grida e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore Onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli
non vi ha opposto resistenza. È parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beati i poveri spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Questa è la via di chi confida in se stesso, la fine di chi si compiace dei nostri discorsi. Come pecore sono destinate agli inferi, sarà loro pastore la morte. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Scenderanno a precipizio nel sepolcro, svanirà di loro ogni traccia. Gli inferi saranno la loro dimora. Certo, Dio riscatterà la mia vita, mi strapperà dalla mano degli inferi. Beato i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Non temere, non temere, se un uomo arricchisce, se aumenta la gloria della sua casa. Quanto muore, infatti, con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Anche se da vivo benediceva se stesso, si congratuleranno perché ti è andata bene. Andrà con la generazione dei suoi padri, che non vedranno mai più la luce. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Accogliete la parola di Dio, non come parola di uomini, ma qual è veramente come parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Genna. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con due piedi essere gettato nella Genna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Genna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La parola di Dio oggi, sia nella lettera di San Giacomo, come nel Vangelo stesso,
c'è un po' di grande sfida nella nostra società di oggi. Una sfida perché appunto c'è la ricerca continua, a volte frenetica, del benessere, dei propri interessi, della ricchezza. C'è questo atteggiamento un po' diffuso che è un po' anche la tentazione di tutta la nostra comunità, delle nostre società di oggi. La parola di Dio, oggi da San Giacomo e dal Vangelo, ci è veramente di sfida a considerare invece altre priorità. La priorità della carità, del servizio, dell'accorgerci dei bisogni altrui della nostra vita, è la sfida di trovarci in un atteggiamento di ricerca di altri beni, di beni spirituali. Al momento siamo in questa oasi di preghiera, di meditazione, siamo in questa oasi di ricchezza spirituale. Cosa dobbiamo chiedere alla Madonna oggi? Dobbiamo chiedere a lei che è vissuta veramente solo per Cristo, partecipando al massimo, anche fino ai piedi della croce, della sofferenza del suo figlio Gesù. Dobbiamo chiedere alla Madonna di essere capaci anche noi di scegliere Gesù, la sua parola, la sua missione di annuncio della verità, ma nello stesso momento nella povertà di spirito e di vita anche umana, una certa povertà, cioè abbandonare alle volte certe preoccupazioni materiali, certe priorità di ricchezza e di benessere, abbandonare forse questo a volte nella nostra vita e sapere, come la Madonna, essere vicini a Gesù, che aveva bisogno di tutto, non aveva niente, non aveva neppure dove posare il capo durante la sua missione. Dobbiamo fare del nostro impegno cristiano, dobbiamo proprio vedere quale sacrificio dobbiamo fare a volte nella nostra vita e accontentarci perché tutto è dono di Dio e la nostra vita diventa sempre più ricca spiritualmente, sempre più ricca di virtù e di carità e di amore e di pace nel mondo, se sappiamo a volte anche cercare di raggiungere in tutti i modi certe ricchezze, certe sicurezze di vita, certo benessere materiale. La Madonna ci parla proprio di questa necessità, diventare più spirituali nella nostra vita cristiana. Oggi è una sfida, è un impegno, specialmente dalla società da dove veniamo. Società che stanno bene. Società perciò dove anche la generazione dei giovani trovano difficile a capire questo grande messaggio della povertà, del servizio e della carità gli uni per gli altri. Sentirsi fratelli e sorelle nell'amore cristiano. Non tanto cittadini che guardano solo ai propri interessi. È una necessità di preghiera che dobbiamo offrire al Signore affinché noi possiamo essere questo segno di vita più moderata materialmente, ma più ricca spiritualmente. Thank you.
in questo luogo santo dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, fratelli e sorelle, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i credenti, affinché, seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaboriamo generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti esercitano un mistero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giustizia, per una giusta distribuzione dei beni sulla terra. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria coloro che cercano Cristo l'incontrino, per i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmano per il Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. Benedetto sei tu, Signore, il Signore, anima mia, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Celebrando la memoria della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. È bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine, modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunti alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli dai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Con gratitudine nel cuore, perché Dio è nostro Padre e ci assiste in tanti modi. Attraverso Cristo ci dona l'abbondanza della grazia, del perdono, dell'amore. Insieme perciò diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ci scambiamo ora un segno di pace in Cristo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona noi la pace. Beati noi invitati alla mensa del Signore. Ecco l'agnello di Dio, Gesù Cristo, che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Thank you.
Signore, io vengo, eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Nel mio Signore ho sperato, e su di me s'è chinato, ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo, eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi, ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo, eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Preghiamo. Concedi al Signore il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi, che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. A questo momento vogliamo benedire gli oggetti che voi avete comperato, oggetti religiosi, che diventino come ispirazione, ricordo, e impegno di vita cristiana nella vita normale di ogni giorno. Preghiamo, Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché, per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta, diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne fanno uso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo ora nella gioia e nella pace del Signore. Rendiamo grazie a Dio. Io dico sempre a tutti, buona giornata. Il 13 maggio apparve Maria a tre pastorelli in cova di via. Ave, ave, ave Maria, ave. Ave Maria, splendente di luce, un sole apparia, col volto suo bello.
stella sei tu, che al cielo ci guidi a Gesù. Amen.